Ragazze, prima di iniziare il video vi volevo ricordare l'evento che ci sarà questo sabato, quindi tra pochissimi giorni, sabato 11 marzo, qui siete tutti tutti invitati, ingresso gratuito, ci saranno pasticcini, si sarà trascorrere un bel pomeriggio insieme tra chiacchiere, baci, abbracci, quindi Napoli e provincia venite tutti, grandi, piccini, femmine, maschi, gli ennesi vi aspettiamo davvero tutti e tutte per abbracciarvi e stare un pochino assieme nel negozio Black & White a Quarto in via Santa Maria. Venite! Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Oggi finalmente rispondo alle vostre domande, quindi Ask Carlita. Rispondo a tutte le vostre domande che mi avete fatto su Instagram. Oh my god, Instagram, sono molto poliglotta inglesina oggi. E niente, avevo messo questa foto e vi ho chiesto: lasciate tante domande, anche assurde, sbizzarritevi con domande scomode e personali, risponderò a tutti. E voi mi avete fatto domande veramente non scomode, di più, scomodissime, private, intime, imbarazzanti, hot porno, quindi veramente vietate minori di 18 anni. Questo è vietato minori di 18 anni, ma io non ho segreti con voi, non ho scheletri nell'armadio, non ho nulla. Vi risponderò a tutto e anzi vi invito a lasciare prima di tutto un like a questo video se vi piace conoscere i segreti su di me, se vi piace chiacchierare con me, se vi piacciono questi video ask, quindi in cui rispondo alle vostre domande, alle vostre curiosità. Ve ne faccio tanti altri, ve ne carico subito un altro perché spesso mi dimentico, passano mesi, quindi se voi mi lasciate tanti like io subito ve ne carico un altro perché mi sento incentivata e entusiasmata, e lasciatemi nei commenti le vostre domande a cui vorreste che rispondessi nel prossimo Ask Carletta. Vi ringrazio soprattutto per avermi fatto tante domande, perché veramente mi avete bombardato di domande e vi ringrazio tantissimo, il vostro affetto veramente mi riempie di gioia. Allora iniziamo subito. Chiara Noto, ti mando un bacio grande. Sei felice che anche Nancy abbia un canale YouTube e che è diventata anche lei famosa? Beh, famosa, che parolone, neanche io sono famosa, siamo semplicemente ragazze che magari riconosciute, che magari se ci incontrate per strada ci riconoscete, ci date un bacino, quindi non c'è niente di più bello, ma non siamo famose, siamo comunque ragazze come voi. Però sì, sono contentissima soprattutto perché so che avere un canale e fare dei video comunque ti plasma il carattere e ti aiuta ad essere più sicura di te stessa, più ad avere un carattere più forte, ti aiuta tantissimo a socializzare con gli altri, a sentirti più sicura, anche realizzata, che comunque è un modo per esprimerti, quindi mi fa tantissimo piacere, soprattutto perché lei ha un carattere rispetto a me che è un po' più chiusa, un po' più timida, quindi sono sicura che questa esperienza la farà venire fuori, le darà tanta tanta positività e l'aiuterà tantissimo a migliorare il suo carattere, quindi voi mi raccomando supportatela sul suo canale YouTube con tanti like, tanti commenti, guardate sempre i suoi video perché lei è veramente una ragazza, non perché è mia sorella, però merita tantissimo perché è una ragazza proprio speciale, veramente veramente piena di qualità, è particolare, speciale come ragazza, quindi supportate la mia sorellina. Qual è stato il viaggio più bello che hai fatto? Ti adoro, sei bellissima, mi saluti, ciao una Laura, ti mando un bacio grande. Allora, io ho fatto tanti viaggi bellissimi, i viaggi sono tutti belli, ognuno è bello per un motivo, però quello che mi ricordo con più nostalgia, piacere, bellissimo, e che poi tra l'altro uno dei primi viaggi, ero piccola quando l'ho fatto, che andai a Zante in Grecia, isola fantastica, vi straconsiglio, con un mare bellissimo, che andai con il mio ragazzo, il mio attuale ragazzo, mia sorella con il suo attuale ragazzo, e fu un viaggio bellissimo, noi eravamo innamoratissimi, eravamo giovanissimi, eravamo felicissimi e mi ricordo solo cose belle, veramente. Nancy, dobbiamo tornare a Zante, ci dobbiamo tornare, perché veramente secondo me anche tornare in un posto dove sei stata ti fa rivivere quei momenti, anche se quella spensieratezza di quanto sei piccola non torna più, però veramente veramente io poi tutte le esperienze più belle sempre con mia sorella, fantastica sta cosa. Poi questa è bella sta domanda: se ti dessero tre sentieri quale sceglieresti, la felicità, la giovinezza o soldi? Quale sceglieresti? Ti adoro, te pupi, grazie Alice, ti mando un bacino. Quindi devo scegliere una cosa tra felicità, giovinezza o soldi. Oh mio Dio, è difficile. Sicuramente non scegliere i soldi, posso sembrare banale, però veramente io crescendo ho capito questa cosa. Magari quando sei più piccola è diverso, però io quando ero piccola comunque desideravo le cose, perché comunque la mia famiglia era molto umile, quindi non è che mi...
cioè non mi è mancato nulla, però sempre aveva un valore, ogni cosa, non è che a sbafo avevo le cose, quindi le desideravo. Adesso che sono grande ho capito che veramente i soldi non contano un Kaiser, ragazze, permettetemi la parola, veramente non contano nulla, cioè contano nei momenti in cui hai un problema e devi risolverlo, devi affrontarlo, devi pagare se medicine, allora sì, però in generale, cioè a me la borsa firmata non mi dà felicità, vi giuro, non mi dà felicità. A me la felicità me la danno le persone, me la dà un abbraccio, me la dà un gesto carino, uno sguardo, me la dà un bel viaggio, ecco, per il viaggio sì, i soldi servono, me la dà un pensiero, me la dà il mio lavoro, me la dà tante cose la felicità, ma certamente non i soldi. Quindi felicità giovinezza o soldi, sceglierei sicuramente la felicità. La felicità, quindi la realizzazione personale, anche stare bene con gli altri e con me stessa. Anche la giovinezza, però devo dire la verità, secondo posto giovinezza, perché mi spaventa un po' invecchiare e diventare flaccida e rugosa, ragazzi. Vi dico la verità, mi ibernerei e rimarrei sempre così. Non ho un buon rapporto io con la vecchiaia, ragazzi, ma anche per il corpo, perché io, essendo una persona che mi piace tantissimo allenare, andare in palestra, penso già, dico, ma no, in futuro magari tra 10 anni non avrò la forza, come farò a allenare? Quindi mi alleno sempre di più, perché comunque allenarti e fare sport ti fa mantenere giovane, e quindi sì, non voglio invecchiare. Poi, qual è il tuo piatto preferito? E se potessi scegliere di essere una cosa, quale sceglieresti? Mi saluti. Ciao Jessica, ti mando un bacino. Allora, il mio piatto preferito, ce ne sono tanti, ma iniziano tutti con la P, e sono le patatine fritte, molto sane, la pizza e ma mettiamoci anche il pollo, qualcosa di sano, dai, comunque sì, e la pasta, tutte P, cioè è incredibile, ragazze, comunque sì, ho tante cose che mi piacciono molto, tipo le lasagne, sì, le patatine, direi le patatine fritte e la pizza, sì, queste sono la mia morte. Ok, poi c'è un'altra Chiara, quanti Chiara, che quando un bacio grande, che mi chiede: ti piacerebbe diventare una pornostar? Non so che cacchio di domanda è. Ti piacerebbe diventare una pornostar? No, penso che ormai sono vecchia per fare la pornostar, cioè per iniziare la carriera pornostar dovevo iniziare prima e non adesso, però mai dire mai nella vita, insomma, se mi va male quella di youtuber potrei anche iniziare quella di pornostar, insomma, non c'è nulla di male nella vita. Ma aspettate, pornostar è quella che fa, cioè, le foto, i video nuda o... No, quella, insomma, quella prostituta, no? Sono diverse, no, pornostar fa anche, cioè, proprio succede proprio, no, sto un po' fuori, però insomma no, vabbè, ma perché mi sto mettendo in questi discorsi? Vabbè, comunque ti piacerebbe diventare pornostar? No, preferisco fare la youtuber, insomma, che già mi basta e mi avanza, però mai dire mai nella vita, non si sa mai. Che t'hai dato il primo bacio, Sara? Ti mando un bacino grande. Ho dato il primo bacio a tipo 13-14 anni più o meno, quell'età là. Sì, più o meno, non mi ricordo, è passato tantissimo tempo, però sì. E fu bello e brutto, perché fu una cosa strana, ma per me i primi baci sono sempre strani, vi dico questa cosa, non sono mai bellissimi, hanno sempre qualcosa di un po' schifoso, viscido, strano, non so voi, però io sono così. Poi i secondi, i terzi, i quarti, questi sono più belli. Ritornerai a fare le ricette cosmetiche? Sì, ragazze, mi occorre soltanto un po' di tempo, ma nei prossimi giorni già ho in mente 2 o 3 ricettine, quindi non vi preoccupate, ve le rifarò, vi rifarò, mi metterò un giorno, vi registrerò le ricettine, non vi preoccupate. Poi c'è Martina che mi dice: Carli, ti voglio un mondo di bene, sei unica, com'è bello guardare nei vlog la tua quotidianità, ma che carina, sei la migliore. Grazie Martina, me lo dite in tante, questo è il motivo per cui mi piace fare tanti vlog, perché posso stare in vostra compagnia anche voi, come se vedeste la vostra giornata di una vostra amica, quindi la mia semplicità. Poi c'è Sara che mi chiede, ma non lo so, guardate queste domande: quando eri fidanzata quante volte facevi l'amore durante la settimana? Cioè, assurdo, ragazzi. Ma come si fa a rispondere a questa domanda? Ma poi non è neanche un numero fisso, perché capita di più, capita di meno, ci sono giorni che ti vedi di più, giorni di meno, giorni che sei stanca, giorni che c'è voglia, insomma, ragazze, come si fa a dirlo? No, passo, dai, permettetemi il lusso di passare, perché non si può rispondere. Se domani finisse il mondo cosa faresti? Mi chiede Giada. Allora Giada, ti mando un bacio grandissimo. Se domani finisse il mondo,
io cosa farei? Sicuramente mi farei una bellissima e grandissima mangiata, sicuramente, mangiando di tutto e di più le cose più schifose, schifosissime del mondo, abbraccerei tutte le persone a cui voglio bene, anche quelle che magari non vedo, ma a cui voglio bene, e farei il giro del mondo in un giorno. Si può fare, andare a vedere tutti i posti possibili immaginabili in un giorno. E sì, sarei comunque, passerei la giornata con le persone che amo, quello sicuramente. Poi, cosa pensavano i tuoi genitori quando hai aperto il tuo canale YouTube? Me lo chiede Jennifer, ti mando un bacio grande. Allora, praticamente i miei genitori all'inizio non lo sapevano proprio, non lo sapeva nessuno che avevo un canale, neanche il mio ragazzo, neanche mia sorella, nessuno. Era tutto un gioco. Poi man mano loro l'hanno scoperto e inizialmente pensavano fosse comunque una perdita di tempo, perché comunque io già ci facevo le nottate, le cose, loro mi vedevano tipo la notte a computer, dicevano: ma cosa fai? Ma sei matta, ma sei pazza? Quindi, però loro non mi hanno mai ostacolato, i miei genitori mi hanno sempre supportato in tutte le cose della mia vita, veramente sempre, mi hanno sempre lasciato libera di fare, di decidere con la mia testa, mi hanno sempre cercato di incoraggiare, quindi devo dire che poi subito mi hanno apprezzato, mi hanno supportato, quindi sono contenti così, insomma, qualsiasi cosa faccio loro sono contenti, va bene, perché mi vedano felice. Allora, poi c'è Solea Olimpia 04 che mi chiede: ciao Farida, questa non è una vera e propria domanda, ma se potessi portare solo 5 cose su un'isola sperduta, cosa porteresti? Un bacio. Ti mando un bacino. Questa è bellissima, questa domanda. Solo 5 cose, quindi non persone, ho capito bene, quindi se sono cose, perché se no porterei sicuramente qualche persona, tipo mia sorella o il mio cane, perché non posso vivere senza di loro. Ma se sono cose, 5 cose porterei. Prima di tutto il cellulare, perché non posso stare senza cellulare. Il caricabatterie del cellulare. La videocamera sicuramente la porterei, perché non riesco a non fare video, anche se poi me li conserverei, poi quando tornerei qua monterei, perché dovrei comunque condividere l'esperienza. E poi non so, la quarta cosa cosa porterei, non lo so, lo spazzolino, come si fa a non lavarsi i denti, e l'acqua me la porterei, perché poi sull'isola deserta non c'è l'acqua, come si fa a non bere, quindi mi porterei l'acqua. Quindi questo è tutto ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciatemi un like se vi piacciono i video, ask delle domande, così me ne faccio subito un altro, vi mando un bacio grande e ci vediamo domani con un nuovo video, ciao!